Io comunque mi ha aiutato tanto dopo la separazione, rimettermi in gioco, sapere che comunque riuscivo ad andare avanti anche da sola. Lei è Sonia, 48 anni, due figli adolescenti e un matrimonio alle spalle. È un ex dipendente Almaviva, la più grande azienda di call center italiana. Da quando ha perso il posto, 2 anni fa, sta provando a ricollocarsi. Un pochino sono morta dentro quel 23 dicembre 2016. Una doccia fredda per lei e i suoi 1665 colleghi, per i quali però avrebbe dovuto aprirsi una fase di formazione e ricollocamento. Il primo esperimento di politiche attive tanto sbandierato dal governo Renzi. L'Europa ha investito 3 milioni di euro, dando in dote a ogni ex Almaviva oltre 2.000 euro per la ricollocazione. Fondi destinati all'ANPA, all'Agenzia per il Lavoro del Governo e alla Regione Lazio, che coi centri per l'impiego avrebbe dovuto accompagnare i disoccupati verso un nuovo lavoro. Questo percorso dell'ANPA si è rivelato quasi subito fallimentare. Avevamo un tutor, abbiamo avuto un unico incontro e un unico colloquio per una società, che però poi al momento dell'assunzione, cioè, si è tirata indietro. Sta di fatto che secondo ANPAL, a 2 anni dai licenziamenti, il 65% degli ex Almaviva resta ancora disoccupato. Questo percorso è stato fallimentare, un dramma per quanto riguarda il settore del call center che ha subito l'ennesima beffa, un dramma sociale. E a sentirsi beffata è anche Giovanna, collega di Sonia, che di anni ne ha 50, 15 dei quali passati nei call center. È lei che parla di occasione persa. L'Europa su di me ha investito 2.000 euro. Era un corso per comunque approfondire le competenze in ambito segretariale amministrativo. Peccato che si sia rivelato tutt'altro. Mi sono ritrovata con un formatore che non veniva dal mondo dell'ufficio. Andavamo a vedere su Google, che ne so, segretaria, un po' le mansioni. Quando ho chiesto ma com'è possibile una cosa del genere, mi hanno detto: se vi sta bene è così, se no puoi rinunciare al corso. Ma rinunciare significava vedersi scadere l'assegno di ricollocazione. Quando io sono andata al mio tutor a dire: ma guardate che io queste cose già le so, e vabbè, farai un ripasso, 2.000 euro per un ripasso.